Allora, dai dati che sono emersi dal grafico che ho fatto, tecnicamente con 8 punti la RGX 112 si aggiudica la chitarra con il massimo punteggio. Però, allora, se questa chitarra avesse un battipenna, il manico scavato e dietro opaco, questa chitarra assolutamente sarebbe perfetta. Cioè, non ci sono altre parole, perché ha 24 tasti, è leggera. Cioè, sarebbe davvero perfetta se ci fossero queste tre cose. Ha la smussatura qua, che in tutte le altre chitarre non hanno, anche quella dietro. Ha anche i pick-up nella posizione giusta, sia single coil che humbucker, come piace a me, il tremolo. Cioè, davvero, questa chitarra è perfetta. Quindi è emerso questo, ma adesso passiamo al suono. Ok ragazzi, eccoci alla seconda parte del mega confronto di chitarre. Stavolta andremo a vedere i suoni. Ovvero, ho pensato di fare, allora, il pick up al manico con un suono pulito e vediamo tutte come suonano. Per il pick up al ponte andrò a mettere magari un suono un po' distorto, oppure un crunch, una via di mezzo. Perché se vado a testare tutti i pick up di tutte le chitarre, davvero non ce la caviamo più. Quindi, per il mio gusto personale, io andrò a testare il pick up al manico con un suono pulito e il pick up al ponte con una specie di crunch, un po' come piace a me, una via di mezzo. Ricordo, come metodo di registrazione andrò a estrapolare direttamente l'audio della testata tramite USB attaccata al computer, che registra tramite Audacity. E quindi niente, iniziamo.
Bene ragazzi, come avete potuto sentire con le vostre orecchie, ho messo a confronto in lista quelle che almeno secondo me dovevano stare così. Comunque all'inizio ho confrontato la brillantezza del suono, all'ottava posizione abbiamo la Flying V che dà un suono cupo come brillantezza, quindi è cupo. Anche la Showmaster perché ha l'humbucker ovviamente. Poi al sesto posto la Yamaha rossa perché ha il single coil ovviamente al manico, però c'è un minimo, è sempre cupa ma un minimo di brillantezza. Poi abbiamo la Heavy Dark che ha un volume esagerato, vabbè, per via delle calamite ovviamente, bassi potenti e boh, la brillantezza diciamo una via di mezzo, diciamo, ecco. Poi abbiamo la Soundstation Vintage che è tendente al brillante, secondo me, almeno io qua ho scritto così per ricordarmi. Poi abbiamo la RGX 112, questa qua dietro, quella bianca, che è brillante. Abbiamo un Extreme che è brillante, è una buona cosa questa. Quindi dai dati è emerso che l'Extreme è al secondo posto. Subito dopo al primo posto, come brillantezza e come armoniche che escono, si aggiudica il primo posto la Heavy Caster, ovviamente, ma come brillantezza già, cioè io me l'aspettavo perché di tutto quello che io ho montato dentro, ragazzi, davvero, ma anche perché ha il manico più grosso, cioè tutte ste cose, le sellette in acciaio, tutte ste cose fanno. Poi passiamo alla distorsione migliore. All'ottavo posto abbiamo la Flying V che è proprio un minimo, ma non lo so, il suono è anche un po' bruttino, non lo so. Poi abbiamo la Soundstation Vintage che noi ovviamente qua partiamo non con una distorsione, proprio con cioè non è neanche crunch con questa, con la Soundstation non è neanche crunch. Vabbè, io qua ho scritto più pulita con distorsione perché non sembra neanche crunch, fatica ad andare in distorsione giustamente. Poi abbiamo la Heavy Caster che, allora, io qua ho scritto che la distorsione non è una distorsione ma un crunch, perché già questa tende ad essere crunch, la Heavy Caster qua, perché appunto ha l'humbucker a forma di single coil, che è quello lì. Ovviamente per spingere di più, per ottenere la distorsione su questa chitarra, bisogna aumentare l'overdrive proprio alto, all gain, cioè bisogna aumentarlo abbastanza. Poi abbiamo la Yamaha rossa che non è male come suono, è un suono particolare e qua però ha un pochino di più di distorsione rispetto alla Heavy Caster, perché lì nella Yamaha rossa già si sente. Poi abbiamo l'Extreme al quarto posto che boh, devo dire, come distorsione ci sta, cioè è normale, non è né pulito né tanto distorto, è una distorsione accettabile quella dell'Extreme. Poi abbiamo però un pochino, cioè un pochino brillante ma proprio un minimo. Poi abbiamo la Showmaster che ha una distorsione più grossa, se voi ci fate caso, forse un pochino meno brillante dell'Extreme, ma proprio di pochissimo, però appunto è più grossa come distorsione, fateci caso, riascoltate bene le registrazioni. Poi abbiamo al secondo posto l'RGX 112, qua la Yamaha, che ha una distorsione un po' più grintosa e croccante, secondo me, rispetto alla Showmaster. E poi, come al primo posto, abbiamo l'Heavy Dark, che ha una distorsione croccante e grintosa come l'RGX. E in più brillante, cioè quindi si sente anche, diciamo, bene, cioè si sente proprio, secondo me, boh, non lo so, si aggiudica il primo posto ed è la migliore. Quindi brillantezza del suono, la Heavy Caster,
e distorsione migliore, ma anche perché io ho messo un bordello di calamite, ovviamente la Heavy Dark. E niente ragazzi, questo è tutto, questo mio confronto è finito finalmente, perché ci ho messo anche un po' di tempo a registrare il tutto. Quindi niente, arrivederci alla prossima impresa. Ciao.